Ci siamo, è la giornata più importante del mese, dell'anno, della vita. Della vita. Vabbè, tu rimani a casa, tanto non c'è spazio in macchina. Mi piace. Ci vediamo dopo il drop. Oggi è il giorno del nuovo drop Okami. Okami Japan. Ma voi l'avete già visto, no? L'avete visto, vero? La situazione in questo garage è diventata abbastanza complicata. Ho la R7 lì, il KTM qui, il pickup qui, una palestra tutta accatastata da un lato, ma stiamo trovando una posizione anche per lei. Là dietro, sul pickup, c'è la moto di Emily. Avete già visto il video in cui ho regalato la moto a Emily, solo che non l'abbiamo ancora tirata giù. Semplicemente perché in due è difficile. Serve una terza persona che ci aiuti a tirarla giù. Quindi tutto quello che dovrò fare oggi lo dovremmo fare con la Tesla. Oh, non l'ho venduta. Il motivo è anche abbastanza semplice, perché quando sei fuori, quando devi fare determinati lavori, pick up comodissimo, ma se devo girare per Milano, devo stare qualche giorno a Roma, cioè preferisco andare in Tesla. E comunque è totalmente piena. Adesso tutta sta roba vado al magazzino che mi tiene le cose Okami, che mi fa le spedizioni, che mi fa i resi, tutto quello che gestisce la logistica Okami li porto io direttamente in magazzino. E nel mentre porterò ai vari youtuber di Milano i prodotti Okami. Primo youtuber a cui consegneremo un po' di prodottini, Jaser. Ciao Gio. Guarda qua che ti do. Ah, la nuova collezione? È una piccola parte, poi ti porterò anche il resto. Uela! Bello questo. Eh sì, eh. Questo è bello. Quella è stata studiata per tanto. Ah, bella. Questa qui è Japan Mood. I colori, il disegno ti dovrebbero portare al Giappone, anche solo guardandola. Bella questa. Ti dico solo che questa felpa, ad ora, è la cosa con la qualità più alta su Okami. Questi sono capolavoro. C'è una chicca che non hai ancora visto, perché è nascosta. Leggi bene. Ah, Japan Made, but Made in Italy. Ah, è tutto made in Italy? Sì, ma quel pantalone ha ripreso lo stile streetwear occidentale, quello che viene usato in Europa e in America, con lo stile del cargo giapponese. Quindi è fatto per il Giappone, ma prodotto in Italia. Mi piace, sei bella, il primo. Sei molto più figo di prima. Grande. Tu sei sempre il primo supporter. Grazie mille. Voi immaginatevi 4 mesi di lavoro. Tutto quello che ho realizzato per questa collezione andrà online tra 45 minuti e sarà chi vuole comprare e chi no a giudicare se ho fatto o no un buon lavoro. Giusto un po'. Anzi, momento Yakidale. Ma salve, bellissimo. Messo momento della vita. Oh, questo vuol dire ossobuco. Hanami. Aspetta, lo so. Guardare gli alberi delle cichee romane. Andare, cioè, sarei, in giapponese Hanami è proprio il significato di andare ad osservare e godersi la fioritura di ciliegi. Clean, no? Come ti piacciono a te? Vuoi dirci qualcosa del tuo psiche? Voilà. Sono comodissimi. Sì. Questi sono la perfetta fusione tra lo stile giapponese e lo stile occidentale. Bravo, John. Mamma mia, Yaki, dai, ragazzi. Grazie, Yaki. Vado a portare tutta la roba in magazzino. Ciao, John. Bellissimo. Ti voglio molto bene. Grazie mille, anche io. Non è vero. Ovviamente, tu monti un Lego. Intanto, aspettiamo questi 5 minuti che va online il sito. Guarda che bellino, va. Potrebbe venirmi un infarto a breve. Nessuno sa niente, ma mi viene un infarto. Sono appena stati ordinati due item. Tipo, il drop online è tra 3 minuti, ma c'è il tipo chi c'ha l'accesso anticipato, tutti quanti. E il primo è Enrico Luigi. Grande Enrico! Grande! Ciao raga, vado! Tutto online, addio! E anche Yaki, l'abbiamo fatto! Consegna al magazzino fatta. Sta andando benino il drop, eh? Sono stati un bel po' di ordini. Comunque, ora torno a casa e vi faccio vedere una piccolissima sorpresa. Tornati a casuccia, open it! Quanto tempo ci abbiamo provato a farle bene? Madonna, belle. Questa è premium, eh. Questa è top class. In realtà le buste personalizzate Okami è la seconda volta che proviamo a farle. La prima ci ho buttato veramente tanto tempo e soldi, ma non mi piacevano come uscivano, cioè non erano resistenti. Questa qui ti resiste ai viaggi, la stampa. Guardate la stampa quanto è uscita bene. Non è così semplice fare una cosa così con della plastica e basta, eh. È stato faticoso. Ore 19. Sono passate 6 ore dall'uscita del drop ed è il momento di leggere i feedback. Comunque, dicevo, a parte i primi commenti che arrivano, ragazzi, sono sempre belli, quelli che supportano il brand, quelli che comprano istantaneamente le cose. Oggi sono arrivati quasi 40 ordini. Poi durante la giornata arrivano i feedback sulla pagina Okami, i feedback sui direct, i feedback delle persone che non possono acquistare, quindi devono dire la loro, perché in qualche modo dire la propria opinione è importante, con educazione e detta nel modo giusto. Fammi un commento costruttivo. Non lo so. Bene, grazie. Sempre sul pezzo, Emily. Ecco, sapevo io, papammo. Comunque, i feedback possono essere positivi o negativi. Ti faccio un esempio. Se tu mi dici, Sand sarebbe manco il cane mio, quello è un commento di merda. Perché mi stai a dire un tuo gusto personale detto in maniera maleducata? Cioè, che tu mi dici una felpa di merda, ma se poi quella felpa la indossano 200-300 persone, comincia a essere un gusto molto soggettivo tuo. Se invece mi fai, Giova belle, bellissime, alta qualità, sicuramente, ma costano troppo per il mio portafoglio. Questo è uno dei feedback che io prendo più a cuore. E qui purtroppo
arriva un concetto di brand che io ho provato a comunicare già un po' di tempo fa, ma è più complicato di quello che sembra. Tutte le collezioni che ci sono state su Okami sono state tutte collezioni in cui la regola principale, il comune denominatore tra tutte, era la qualità. Partendo dalla prima collezione, The First Drop, dalla Colors e dalla College, che sono le tre collezioni che hanno fatto un'escalation di qualità, io ho sempre messo come primo tassello la qualità, perché Giovanni Foyce ha dei grandi numeri, è uno youtuber con grandissimi numeri, muove tantissime cose, ma quando fa una cosa la gente la vede come un merch, e un merch è un'altra cosa. Un merch, faccio l'esempio, IDF hanno fatto un merch, hanno preso e creato una collezione che va bene ai fan dei IDF, ma sono cose che comperanno sempre solo i loro follower. Per quanto Okami sia legato a Giovanni, Okami viene comprato nei negozi da persone che non mi hanno mai visto, non sanno nemmeno chi sono, da stranieri che non mi hanno mai visto. A Roma siamo presenti da Orange 420 e tutti i giorni vengono comprati i nostri prodotti perché sono belli, perché la gente li tocca e dice: questa è qualità alta, me la collo a pagarli in questo modo. Anche quando vanno da Resell Milan, che è il nostro punto vendita a Milano, i ragazzi di Resell Milan hanno dentro delle felpe college, quando vanno gli stranieri a Monte Napoleone che vogliono spendere i soldi, li spendono per Okami. È un concetto gigantesco da parlarne, ma c'è un motivo per cui ho voluto fare una qualità così alta, quindi i prezzi sono più alti. Parliamoci chiaro, se non avessi venduto nelle collezioni prima, non avrei investito sempre in qualità maggiore, perché adesso con la Japan abbiamo proprio esagerato. Cioè, guardate il pantalone cargo. Il pantalone è stato studiato in ogni singolo dettaglio. La tipologia di stampa, la tipologia di tasche, la tipologia di pantalone. Il cotone è 100% italiano, in gabardina elastica. È un cotone raffinato, trattato in un determinato modo. Tutto è premium. Le felpe hanno 400 grammi di cotone biologico per metro quadro. Cioè, basta guardarle. Ora so che probabilmente molti di voi non conosceranno nemmeno la differenza, ma è abissale. Arrivati a questo concetto, è giusto che la gente dica che costa tanto, ma è giusto anche che costi così. Anzi, è molto sottoprezzata. Per farvi capire, il mercato, per quello che ho pagato di quella felpa, avrei dovuto metterlo online a 130 euro. Mi sono rifiutato. Accetti feedback sul prezzo, magari un giorno faremo qualcosa di più economico. Va bene accontentare il mondo dello streetwear di alta qualità, ma accontentare anche i ragazzi un po' più giovani che non possono permettersi felpe da 100 euro, da 90 euro in questo caso. Poi ho letto un po' di feedback sulle stampe. Molte persone non hanno capito proprio le stampe che sono state create. Questa e questa è come se fossero due collezioni completamente diverse, sono due cose distinte e separate. Le felpe Komorebi, Hanami e Japan Mood sono state studiate per raccontare il Giappone in maniera chill, in maniera tranquilla. Komorebi è un detto giapponese che significa il raggio di sole che passa tra gli alberi, e tutto quello che dovrebbe esprimerti questa maglietta è tranquillità. Invece la felpa Japan Mood deve trasmetterti tramite i colori, tramite la stampa, il mood giapponese, la tranquillità di osservare il mondo del Giappone ed apprezzarlo. Questo è quello che io ho voluto esprimere per Giappone. Mentre invece le magliette sono tutt'altro. Le magliette sono studiate per essere rock. Guardate qua. Ora non vorrei arrivare a raccontarvi la storia di ogni singola maglia, ma ogni maglia racconta un mood del lupo e di quello che volevo rappresentare in essa. Quindi semplicemente vi dico: andate a dare un'occhiata al sito, guardatele, così vedrete voi cosa vi esprime questa maglietta, le felpe e tutto quanto. Buongiorno, è il giorno dopo quello che avete visto poco fa. Stavo mangiando un pochè, voluto trovarci il nostro amico Bertro, e questa è ufficialmente una sorpresa per lei, signore, dato che ha sempre supportato Okami. Una felpa L Hanami, una t-shirt bianca Smokey Wolf, pantalone cargo nero. Scritto in giapponese, la parola Nami sta a rappresentare il gesto di andare a godersi la fioritura dei ciliegi. E oggi 15 dovrebbero fiorire i ciliegi in Giappone, poi c'è la fioritura, e quindi sta a rappresentare quello. C'è altro? Così no, tipo nella vita oltre a League of Legends. Okami. Sono passati 2 giorni dal drop e ci sono delle novità. Stavolta avevo programmato una collezione gigante. C'erano 8 capi e c'erano 600 capi online. Cioè c'erano 600 capi solo per l'online e 200 per gli eventi. Volevo fare un evento a Roma e un evento a Milano con 200 altri pezzi. Solo che non avevo minimamente considerato che in 2 giorni avremmo venduto 400 pezzi. 400 pezzi. E posso dire solo una cosa: uno, non me l'aspettavo, sono contentissimo, ma due, non ci sto a capire niente. Non ho capito se è perché la collezione è tanto bella, quindi l'hanno comprata perché era proprio bella, o semplicemente è un periodo in cui le persone vogliono spendere di più e volevano comprare degli abiti. Era il periodo in cui volevano felpe, pantaloni, magliette. Non me lo spiego, perché in confronto agli altri drop è completamente fuori scala. Ah, comunque prima ho ricevuto quest'audio. Leonardo De Carli ci ha invitato a cena e mi ha scritto: voglio la felpa Okami. E poi mi ha scritto: no, sto scherzando, zia, la sua me la dai in settimana, sono super contento, mi è piaciuto molto.
molto quella bianca che c'avevi addosso nelle storie, si porta un po' stasera. E il bello è che gli youtuber, gli amici, chiunque mi sta chiedendo giorno per giorno di portargli le cose. L'altro ieri l'ho portato a Berta, devo portarlo domani a Simone Berlini, torna Sespo, devo portarlo a Sespo. Che cazzo di altro devo dire, raga? Qui dentro ormai non si capisce più niente tra moto, vestiti, pick up. Non è più un garage questo. Mi serve davvero un capannone. Che poi probabilmente mi sa che faccio un restock sul sito perché è già quasi tutto sold out. E anche se non volevo farlo. Però non lo so, non lo so. Perché l'idea di branding, il fatto che stia andando sold out, va bene. Cioè se sono fine le taglie, va bene così. Perché comunque vuol dire che la prossima volta la gente si sbriga di più a comprarlo. Tutti gli stilisti e tutti i possessori di brand che mi danno consigli mi dicono questo. Ma io sinceramente voglio accontentare chi mi segue, voglio accontentare chi segue Kami e fare il restock. Cioè la gente che mi scrive già sono finito l'XL e io l'XL le ho. Cioè io ce l'ho nel magazzino, però non l'abbiamo messo online perché si avviano per l'e-store. Quindi eviterò di fare l'evento fisico e probabilmente uno di questi giorni andrò a fare un restock di qualche taglia, ma non dovrei, non lo so. Ho fatto tutto il reel carino mentre ieri impacchettavo, ho fatto tutto il TikTok. Perché ho aperto il profilo TikTok Okami. È già dato virale un video, se non sbaglio, e sta andando bene, andate a dare un'occhiata, tanto vi lascio il link di TikTok Okami qua sotto in descrizione. Andiamo a consigliarli e vediamo che dicono, così vediamo le loro reaction. Comunque hai capito quanti ne abbiamo venduti? Quanti? 420 capi già in due giorni. 420 capi. Se non sbaglio la Tribe era una maglietta, quindi costava molto molto meno la Tribe. E ne abbiamo vendute a livelli di numeri online 120 magliette nel giro di 5 giorni. E sai che ti dico? Affanculo gli invidiosi, quelli che dicevano tanto è un brand di merda, tanto non si la farai, come cai YouTube? Ma dicevano, io dicevo che prima o poi si sarà stato City. Capito? Ma di che cosa ne pensi davvero? Cioè tipo bellissimo, ti ho chiesto pregi, difetti. No, pregi, difetti, Dio, è bella, è fatta bene, è stampata benissimo. Mi piace un sacco il colore perché è molto moderno. Tra l'altro che va in concomitanza, che fa concomitanza con i pantaloni, mi piace un sacco. C'è molto più De Carli. Comunque è la più bella fatta fino ad ora. È vero, comunque, no, sono belle tutte quante. Questo è più il mio stile. Grande. Grande te, per ringraziarti, posso darti da mangiare un cracker? Sono cavallette? Però Kami devi mangiarlo, zio. Sì, è mezzanotte e 20, mi devo mangiare sto coso. Zio, però Kami devi farlo. 3, 2, 1. Sto cazzo. Sto cazzo in questo video. C'è un video dedicato direttamente a Sigoletti. Benvenuti al sabato sera. Tisana. Ormai non so più cosa sta succedendo in questo video, ma devo concludere dicendo una cosa molto importante. Questo video è stato incentrato nel raccontarvi qualcosa in più della collezione Okami Japan e un po' per raccontarvi quello che ho fatto con Okami questo periodo, il giorno del drop. Quando esce un drop di un brand, gli obiettivi sono tanti. Prima di tutto probabilmente il sold out. Un altro obiettivo è che piaccia alle persone, che si parli del brand, che venga conosciuto il brand più di quanto non fosse conosciuto al drop prima. Soprattutto raccogliere sempre più informazioni per migliorare nel prossimo drop. E stavolta ho fatto. E stavolta vi posso dire che la collezione Okami Japan ha centrato tutti i punti. Partendo dal presupposto che ormai sono quasi tutte sold out, le taglie sono rimaste qualche L qui, sulla felpa qualche ML, quest'altra felpa ML. Quasi tutto è andato sold out. La faccio molto breve. L'obiettivo di questo drop non era andare sold out, soprattutto non in 5 giorni. Puntavo a tenere i prodotti sul sito per più tempo, soprattutto per il fatto che stiamo continuando a postare su TikTok, su Instagram, stiamo cercando di far allargare la community Okami, farlo conoscere a tante più persone e probabilmente continuare a pubblicare. E le persone che magari sono interessate a quello che stanno vedendo e vorrebbero comprare qualcosa non possono perché fisicamente non ci sono più prodotti. Però allo stesso tempo mettere i prodotti Okami Japan in determinati negozi non è un'idea così pessima, crea ancora più branding, stai allargando il pubblico al quale far vedere il tuo prodotto. A sto giro vi chiedo nei commenti cosa ne pensate, se secondo voi è meglio metterla in store oppure fare direttamente un piccolo restock online oppure fare proprio un restock grande, perché peccato che se 2000 persone lo vogliono e solo 500-600 lo possono avere, è un peccato, cioè non so come dirvi, perché io sono uno di quelli, no? Che se ci sono 2000 persone che vogliono essere accontentate, io le voglio accontentare, non il sold out così la prossima volta si sbrigano a comprare, perché i brand fanno questa strategia
strategia di far andare sold out le cose, così il drop dopo vendono sempre di più, fanno un sold out più largo, bla bla. Cioè la gente gli piacciono, io voglio vedere le persone per strada con la roba mia, io mo voglio girare per Milano, per Roma, mo giro pure in Italia, voglio vedere in giro le felpe mie, capito, le magliette mie. Tu te lo immagini ogni volta che io vedo qualcuno per strada che indossa Okami, quanto so felice. E sta cosa del sold out un po' mi puzza. Voi che ne pensate? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Se volete acquistare qualcosa Okami, è rimasta poca roba, lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale e se non avete niente da fare passate sulla pagina Instagram Okami e lasciate un bel segui, perché è sempre un buon modo per supportarla. Un bacio da raga.